Oggi è una giornata importante, la giornata mondiale per la salute orale, ed è una giornata in cui noi ricordiamo anche i 40 anni di presenza del centro odontoiatrico Caritas. Sono circa 25.000 le persone che sono state aiutate proprio ad avere servizi essenziali tra le visite, le cure, gli apparecchi, la salute e la prevenzione per quanto riguarda appunto il cavo orale. Ed è un servizio che va avanti grazie a uno straordinario impegno di molti volontari. Abbiamo avuto ben 108 dentisti volontari in tutti questi anni. Attualmente sono 38 i volontari che animano con una nostra coordinatrice questo servizio. Abbiamo solo nel 2022 avuto 344 nuove persone seguite, tra cui 70 bambini. È una giornata in cui, nel momento in cui vogliamo sottolineare il valore, l'importanza, la necessità della prevenzione, nel momento in cui sottolineiamo l'importanza dell'aiuto volontario da parte anche di molti professionisti, di molti volontari, è una giornata in cui dobbiamo anche ribadire la richiesta alle istituzioni pubbliche di fare la propria parte. Non si può dare per elemosina ciò che spetta per diritto e per giustizia. C'è un progressivo ritrarsi ormai da anni del Servizio Sanitario Nazionale rispetto alla necessità di assicurare questo tipo di cure, di interventi, soprattutto alle fasce di popolazione in maggiore difficoltà, più vulnerabili, ai poveri, diciamo. Per i poveri è impossibile curarsi se non ci sono iniziative di questo genere. Noi riteniamo che le ASL, il Servizio Sanitario Nazionale, debba riscoprire la propria responsabilità, aprire o riaprire servizi che nel tempo sono stati ridotti o addirittura chiusi. Questa giornata è una delle tante iniziative che vengono fatte dalla COC, il Centro Odontoiatrico della Caritas. Cerchiamo in questo caso, e ci siamo resi conto dell'importanza della prevenzione, perché tutto ciò che può essere dato scontato per i visibili, chiamiamo così, non lo è per tante persone. Non è così scontato l'accesso a una cosa banale, come possiamo vedere qua dietro, quale uno spazzolino, un dentifricio, un colluttorio. Per cui con l'aiuto degli studenti della scuola di igieniste stiamo cercando di informare e nonché dare supporti. Tutto questo per ridurre al minimo le problematiche odontoiatriche e per dare appunto un input in più alle persone. Dentro il COC quello che molto spesso ci viene chiesto non è solo e unicamente dei denti, ma è anche ridare la possibilità di sorridere, la possibilità di essere visibile. Questo vale sia con un discorso di igiene, sia con la classica dentiera, tale che permetta alla persona di tornare nel sociale. Vedi proprio quanto cambia le volte delle persone, quanto queste finalmente si risentono di essere parte del mondo, di ridargli un'opzione in più, e questo è determinante.